Questa mattina abbiamo avuto un incontro convocato dal ministro Salvini, da noi richiesto. Il ministro ha prontamente risposto alla richiesta fatta da me e dal presidente delle Marche Acquaroli di affrontare questo tema della pericolosità dei cantieri sulla A14 e più in generale della fragilità di questa struttura e dei collegamenti lungo la costa adriatica. L'incontro è stato costruttivo, ho ricordato anche il positivo precedente della concertazione fatta sui cantieri estivi. La scorsa estate l'impatto e la difficoltà di scorrimento è stata molto molto inferiore a quella dei precedenti anni, in cui si facevano file di decine di chilometri e c'erano addirittura delle interruzioni di percorrenza. Questo tavolo lo porteremo avanti insieme alla struttura tecnica del Ministero e ad ASPI con l'obiettivo di rimodulare questi cantieri. Ci serve anche da parte del Ministero degli interventi sulle norme che oggi costringono a fare troppi cantieri tutti insieme, e il risultato è che quando si fanno troppi cantieri tutti insieme per eliminare un rischio potenziale, si crea un rischio molto concreto che produce morti sulle nostre strade. Quindi serve un po' di maggiore buonsenso, di distribuzione dell'impegno, e io ne ho approfittato in questa occasione per tornare a rilanciare il tema della terza corsia, perché questa autostrada è troppo vecchia, è troppo fragile, non ha alternative. Quando bisogna fare interventi di manutenzione ed è necessario farli, perché viadotti e gallerie devono essere percorsi in sicurezza, non c'è lo spazio fisico per fare altrimenti che non chiudere i sensi di marcia. Se ci fosse la terza corsia, noi avremmo lo spazio per farlo, e dobbiamo soprattutto guardare al futuro. Non dobbiamo rassegnarci ad avere un'autostrada molto vecchia, seppure, come dire, ristrutturata, messa in sicurezza e riammodernata. Dobbiamo pretendere che anche l'Abruzzo possa avere infrastrutture degne del XXI secolo e che possa guardare al futuro con strade, autostrade, ferrovie capaci di sostenere il traffico e di permettere a cittadini e aziende di poter vivere e prosperare sul nostro territorio con la stessa capacità e lo stesso diritto di mobilità che avviene sulla costa tirrenica.